sfondo il Duomo, tutto intorno un moto perenne di milanesi in movimento. E qui ecco a voi Sciorcarera, o Om de Preia. L'uomo di pietra è un'antica scultura romana del III secolo d.C. che si trova a Milano sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele, riutilizzata nella seconda metà del X secolo per raffigurare l'arcivescovo Adelmanno Menclozzi. La testa infatti ha sostituito quella originaria e mostra un'acconciatura tipica degli ecclesiastici medievali. La statua ha subito diversi spostamenti fino all'attuale dislocazione nella metà del XX secolo. La frase latina è un motto attribuito a Cicerone: deve essere privo di ogni difetto chi è pronto a criticare il prossimo. L'altra frase è un'aggiunta di recente: Om de Preia significa uomo di pietra. Questo nome fu utilizzato alla fine dell'Ottocento anche per un settimanale satirico milanese, traendo spunto dal fatto che alla statua venivano appesi cartigli anonimi che esprimevano il malcontento e le satire dei milanesi contro il governo asburgico. Il periodico milanese è stato definito giornale letterario umoristico per il rilievo predominante degli argomenti letterari. L'aspetto umoristico è stato il motivo conduttore di un giornalismo fortemente debitore alla letteratura, che durante il decennio di resistenza si rivela come un formidabile strumento di educazione sociale. È stata un'arma per fare opposizione al governo asburgico, per usare le parole di Cletto Arrighi, direttore e redattore factotum dell'Uomo di Pietra, serve per fare con la penna un po' di guerra all'Austria. Per sfuggire alla censura austriaca occorreva al tempo scrivere con una certa strategia.